Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera. Ecco, la prima cosa che vi ricordo è di essere cordiali con i vostri colleghi di terapia, quindi salutatevi cordialmente. Una corda. Salve. Vi siete lavati? No. Allora, vediamo, signorina De Angelis, Sì. ci racconti la sua giornata di ieri. Devo proprio farlo. Lei sa che comunque è nel suo stesso interesse. Prego. Dunque, mi sono alzata come al solito alle 5 del mattino. Faccio sempre, non ho nemmeno bisogno della sveglia, ho un ritmo perfetto. E poi ho fatto le pulizie della casa. Potrei permettermi una colpa, ovviamente, ma sa, la gente al giorno d'oggi non ha neanche più voglia di lavorare, ne ho licenziate quattro, una più incapace dell'altra. Non pulivano, facevano il lavoro in un sacco di tempo. Dovevo dirgli tutto e la casa era in uno stato terrificante. Preferisco veramente alzarmi un'ora prima e avere la casa perfetta. Signor Tempesti, dove sta andando? Ci Venga qua, lascia. venga qua, venga qua. C'era. Lo sa che non si deve Sì. allontanare? Che non può uscire dalla nostra visuale perché potrebbe mettere gravemente in pericolo? Non cercavo di farmi del male. Ma si addio lontana! Allora riprendiamo cortesemente un comportamento decente. Stai lontano, per favore. State lontani, anzi. E lei non faccia il maleducato, prego. Grazie. Dunque, sì, stavamo parlando delle pulizie e. Sorvoliamo, veniamo a lei, veniamo a lei. Dunque, alle 6 ho cominciato a prepararmi, mi sono lavata accuratamente, non c'è bisogno di insistere. E sono uscita di casa intorno alle 7:30 e sono arrivata in ufficio alle 8. Ed è successa una cosa molto spiacevole. Ho trovato dei fiori sulla scrivania. Ecco, perché definisce spiacevole questo contatto con la natura? Intanto sono allergica al polline, poi, se mi permette, la natura sta bene dove sta, non sulla mia scrivania. Occupa spazio, è chiassosa, non è assolutamente intonata con l'arredamento dell'ufficio. E soprattutto. C'è un uomo che me li sta mandando da ormai un paio di mesi. In che rapporti è con questa persona? Mi ha contattata 6 mesi fa. È un mio ex compagno di università, si è fatto sentire perché mi voleva proporre un affare immobiliare. Sì, Però, immobiliare. perché? Lei pensa che io non possa trattare gli immobili, forse? Comunque, mi ha contattata per questo affare, ma non arrivava mai al dunque. Io anche ho iniziato a stufarmi. Finché non mi ha proposto di andare a un concerto di Wagner. Oddio, di Wagner. Sì, io amo molto Wagner, lo ascoltava mio padre, mi ha insegnato lui a suonare il piano. Ci sarà stata tantissima gente, tra Sì, l'altro. molta, perché è interessante? Mi chiedo come Posso faccia. continuare? Grazie. Scusi. Comunque, a questo concerto ha tentato di prendermi la mano. Allora. Romantico. Romantico? Assolutamente no! Ho capito cosa voleva. Mi ha presa per quello che non sono, direi. Ecco, quindi lei come definirebbe questo gesto di contatto? Assolutamente sconveniente. Non si doveva permettere di toccarmi, non in quel frangente. Cioè, io non sono una persona che perde tempo con queste cose, poi certamente non lo farei con uno spiantato, senza famiglia, senza nome. E comunque è da allora che continua a mandarmi fiori, cioccolatini, cose del genere. Ecco, ma veniamo alla sua reazione di ieri. Come si è sentita? Si è acuita una crisi oppure ha sentito dentro di sé un richiamo? Prego, di cosa sta parlando? Ho semplicemente sentito fastidio. Quindi lei, in presenza di questo gesto galante, accomodante nei suoi confronti, lei ha. Assolutamente fuori luogo. È un gesto totalmente fuori luogo. Ormai avrebbe dovuto capire che io non sono quel tipo di donna. Che non ho tempo per le relazioni. Non ho tempo per lui. Assolutamente. Se mai dovessi sposarmi, e Dio me ne guardi, mi sposerei con una persona all'altezza della mia famiglia, di mio padre. Non certo con uno spiantato senza soldi. Comunque sì, ho ordinato alla mia segretaria di portarli via rapidamente. E quindi come impiega questo lungo lasso di tempo di
preparazione lei ha sostenuto dalle ore 6 del mattino alle ore 7:30 del mattino. Devo entrare nei dettagli? E basti sapere che curo il mio aspetto. E in che cosa consiste per lei la cura dell'aspetto? Guardi, preferirei sinceramente non entrare nei dettagli, anche perché sono domande veramente sconvenienti. Non so se lei si rende conto. Quindi non parliamo di un aspetto estetico? Sì. Insomma, dovrò pur curare il mio corpo, la mia immagine, almeno per essere presentabile ai miei dipendenti. Quindi lei cosa intende per cura dell'immagine? Almeno devo essere pulita, dovrò avere dei vestiti adatti. Non posso certamente presentarmi con i capelli fuori posto e con dei vestiti orrendi come se fossi appena scesa dal letto. Non faccio certo la psicoterapeuta io. Comunque procediamo nella giornata. Dopo aver rimosso il floraceo dalla sua scrivania, cosa sta succedendo? È una bomba, è una bomba! Cosa sta succedendo? Signor Giacigli! Scusi, ma si è pulito le mani? Le sembra opportuno? Non vorrei addormentarmi, ho bisogno di un po' di carboidrati. Ma io due le prenderei. Fartù! Ha fame! Però non me ne finire perché prima. Allora, possiamo continuare cortesemente o volete che prolunghiamo la terapia per altri 6 mesi? Cos'ha un cavallo? Senta, sentite Zappaterra? Lasciatemi continuare. Acida direi. Sì, perché? La riguarda? Procediamo, signorina De Angelis. Dopo la rimozione floreale. Dunque, ho lavorato, ho controllato la posta e anche lì. Sempre lui. Una mail al giorno, tutti i giorni. Dunque, nel momento in cui ho potuto. Mi sono occupata del mio lavoro. Sto affrontando il problema di dover ridurre il personale in un reparto. Purtroppo con la crisi dobbiamo fare anche questo. E quindi questo le genera compulsivamente sensi di colpa? Perché? Dovrebbe? Assolutamente no, è una cosa che va fatta. Anzi, il mio lavoro consiste appunto nel fare in modo che vengano, purtroppo, licenziate solo le persone meno capaci e siano le persone più capaci, più produttive, più brave, più affidabili ad avere il posto di lavoro che a loro compete. La potremmo finire cortesemente di creare questi elementi di disturbo comunque, all'interno della seduta terapeutica? Ho igienizzato le mani. Procediamo. Quindi? E quindi ho lavorato, ho affrontato il problema, ho esaminato i requisiti, le caratteristiche, le schede, le possiamo chiamarle cartelle cliniche di ognuno dei miei dipendenti, ho ascoltato il direttore del reparto, ho ascoltato la persona che in quel reparto mi dà più fiducia e che... Ecco, la lettura del giornale... Ascoltato, avrà parlato sempre lei. La lettura del giornale è destinata ad altri luoghi, ad altri momenti. Hai igienizzato? Me lo stavo chiedendo. Allora, io vorrei capire se voi avete per caso scambiato la seduta terapeutica con un luogo di ristoro e ricreazione. È un sorso d'acqua, avevo paura di disidratarmi. Procediamo. Comunque sì, nei dettagli del mio lavoro credo sia opportuno non entrare. Anche perché sono di scarso interesse per la sua figura terapeutica. E siamo arrivati alle 8 del mattino e poi... E poi nel frattempo lavorando già è arrivata l'una. Ho pranzato, ho mangiato la mia solita insalata, sono andata a prendere un caffè insieme agli altri dirigenti e a mio padre. Cosa c'è, signor Tempesti? Cosa c'è ancora? Cosa la tormenta? Ce lo confidi? La gente non... Nessuno si rende conto di quanto sia pericolosa la verdura. È piena di azofito veganino. Ma cosa dice? Cosa dice? La verdura è la cosa più buona che c'è in sto mondo. È una sostanza pericolosissima, assunta una volta al giorno... può uccidere in 153 anni. Ma vai a lavorare, dai! Gradirei che non si aprissero dei dibattiti sull'orticoltura in questo momento preciso, ma che tutti voi,
dato che devo continuamente ricordare che siamo qui per condividere, facciate attenzione alle parole dei vostri colleghi in terapia, perché potreste essere voi le persone che in qualche modo coadiuvereste la guarigione di voi stessi e dei vostri colleghi. Procediamo. Comunque è successa un'altra cosa molto spiacevole. Quando sono tornata nel mio ufficio c'era sulla mia scrivania una scatola di cioccolatini col biglietto. Romantico. Certo. Ecco, noto con piacere che alcune persone si sono assopite. Si è addormentato. E se comunque possiamo tornare a questa giornata, siccome io, finita la seduta, dovrei purtroppo tornare in ufficio. Comunque, niente, mi sono arrabbiata moltissimo con la mia segretaria che non ha adeguatamente sorvegliato il mio ufficio. E sapete cosa mi ha risposto? Ma che bei cioccolatini, signora De Angelis! Devono essere buonissimi! E questa sua avversione per i dolciumi? Sono a dieta. Questa è una dieta di stampo fisiologico o esclusivamente estetico? Di stampo fisiologico. E comunque sono seguita da un nutrizionista molto preparato. Quella impertinente della mia segretaria si è portata a casa i cioccolatini, purché me li togliesse da davanti. È invidiosa. Non capisco di cosa essere invidiosi. Comunque ho continuato a lavorare fino alle 5, che è il momento in cui mio padre mi telefona per avere il resoconto della giornata. Tutti i giorni, alle 5 puntuale, lui è un uomo molto puntuale. Non guardarmi. Sei svegliato. Si è addormentato. Oddio, da fuoco i ladri. Sono già morto. Signor Giacigli, la prego. Ma Margherita. Sono vivo. Di attenersi ad un comportamento decoroso. Lei ha un impegno stasera. Per non mortificare la sua persona. Cioè, che ora è? Lei si chiama? Per prendere le vitamine. Guardi, io... Ci viene al centro sociale? Ah, volentieri, sì. Ecco, ci sono altri alieni che vogliono intervenire. Come altri alieni? Quindi lo vede anche lei? L'ha visto? Io l'ho visto, cioè lo vede qua. Procediamo, signorina De Angelis. Stavamo parlando, sa, con tutte queste interruzioni. Le persone nel sonno e poi gli fanno delle cose terribili, gli mettono gli innesti, gli impianti. No. Spero sia vero. Li fanno addormentare direttamente. Ancora peggio, allora. Povero signore. Tentiamo di sortire verso la fine della giornata. Io esco dall'ufficio alle 18, ogni giorno. E vado in una palestra molto molto prestigiosa che sicuramente voi non conoscerete. E vado ad allenarmi con una personal trainer molto brava. Prima avevo un uomo, però sa, tra donne ci si intende meglio. Non ho tempo per questo suo rifiuto per la figura maschile. Semplicemente non voglio che uomini di condizione inferiore tentino di puntare ai miei soldi. E comunque sì. Faccio allenamento, un ottimo allenamento, massaggio, sauna, doccia e alle 8 in punto sono a casa, davanti a casa, trovo un enorme, esagerato mazzo di ortensie. Viene da tossire, solo al pensiero. Ecco, io le... Ha trovato del ferro! Sì, ma non so come... Signor Markovic! Markovic. La smetta di produrre questi suoni inopportuni e inadeguati alla situazione. Non è abbastanza malleabile. Beh, almeno lui sta lavorando. Comunque, sì, alla fine poi la vicina mi ha riportato i fiori e io ho finto di non sapere che fossero miei. E poi mi sono fatta portare la cena da un servizio di catering ottimo, che è stato anche approvato dalla mia nutrizionista. Non mi piace cucinare, è una cosa che trovo degradante. E quindi ho suonato il piano aspettando la cena, ho cenato, ho guardato un dibattito politico in TV, molto interessante, molto vivace, ritmato, cioè tensione, mi piace la tensione.
Dopodiché alle 23 prendo il mio dormibella ciccina e vado, sono andata a dormire. Vado tutte le sere a dormire alle 23 perché così ho un sonno equilibrato che mi permette di essere all'altezza dell'attività lavorativa che svolgo. Cioè lei dorme? Certo! Non voglio mica ridurmi con due occhiaie come le sue. Dove sta andando? Signor Tempesti, dove sta andando? Pensavo che avessimo finito la... Abbiamo forse affermato che la seduta terapeutica di oggi è terminata? No, però infatti non ero ancora uscito, mi stavo avviando... A questo proposito farei notare che abbiamo sforato di 10 minuti l'orario stabilito, se... Questo non certo per colpa nostra. Se parlasse di meno... Non ho chiesto io di descrivere la mia giornata. Sarebbe il tempo che parliamo. Ecco, se non ci fossero tutte queste interruzioni, probabilmente saremo in grado di rispettare la tabella di marcia. E non mi guardi sempre così... Non ha ancora picchiato abbastanza quel ferro, mi dà molto fastidio alle orecchie. Sì, ma non riesco a piegarlo come voglio, non riesco a fare la forma parabolica, non... Parabolica. E comunque... Cosa che è andata male? Per la prossima volta, mi raccomando... Mi pareva stesse guardando la signorina alla sua sinistra. No. Margherita... Dicevo, per la prossima volta, mi raccomando... di compilare il modulo... di iscrizione con tutte le precedenti sintomatologie. Ma se gli ho detto che io non ho mai avuto una crisi. No, lei ancora con questo modulo e queste, scusi, come le chiama lei? Descrizioni. Io non ho nessuna crisi. E lei la smetta di fare il maleducato. Sì, vabbè,